delinquenza sì. politica. Buonasera. Ci sono 27 calma, miliardi calma, calma, calma. Destinati al sud sì, sì, che sì. il governo nazionale sì. vuole dare al centro-nord. Buonasera. Delinquenza va bene. Politica. Abbiamo capito, va bene. Delinquenza politica. Politica, perfetto, va bene. Ho scelto le parole. Va bene, va bene, va bene, va bene. Avrei potuto dire vergogna, ignominia, sì, va bene, ma ho scelto delinquenza. Perfetto. Dunque... Cos'è? Cos'è sta roba? Non ho capito. Cosa fa? Perché? Ho capito. No, scusi. Dunque... Vabbè. La battuta arriva dopo. Lo so io. Però, se dunque, deve... delinquenza politica! Va bene. Dunque! Basta, cosa sta facendo? Un perbacco. Cosa c'è? Ancora non lo sento più. No, mamma mia. Eppure adesso... ce l'avevo qua. Sì, va bene. Sarà nel bicchiere. Sì. Sarà nel bicchiere, qui la battuta. Adesso... Cos'è quella roba? Che cos... Perché c'è quella... È mio questo? Sì. Sì. Ma perché? Cos'è? Ci ho messo la catenella. Ma perché? Mi sono premunito. Per cosa? Prima che il governo nazionale si arrubi pure questo. Mamma mia, ma. Truffatori politici! Abbiamo capito. Dunque! No, dunque, la vuole smettere di fare sta pantomima? Non sto capisco. Sto scherzando. Ah, ok, basta. Oh. Sto naturalmente cercando di sdrammatizzare, perfetto. Come vede, dall'indignazione. Delinquenza! Certo, passo certo. a Totò. Dunque! Abbiamo capito, lei è bravissimo. Perché se non ci scherzo sopra rimarrebbe sì. solo la tragedia di un sud dilaniato e defraudato da un nord insolente e altezzoso. Mamma mia che... Che dalle nebbiose e dalle nebbiose brughiere con feroce audacia sì. si appropria delle risorse a noi destinate. Mannaccia! Cos'è? Cos'è mannaccia, scusa? Volevo fare una rima, una chiusa in rima, audacia, è venuto fuori mannaccia. Non bellissima, diciamo. No, li hanno già segnati i nastri d'argento. Sì, sì, hanno già segnati. Mannaccia. Mannaccia, va bene. È un po' complicato stasera riuscire a fare un discorso, ma cosa fa? Vuole una caramella. E cosa fa? Non me l'aspettavo. No, 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 grazie. No, la succhia un po', però la rimette qua. No, come vuoi, io gliel'ho offerta. Ma non si può, ma come si fa? Allora, come si chiama quel governatore? Come si chiama quel governatore? Non lo so quale. A differenza del sottoscritto, a differenza del sottoscritto, perché questi si arrubano il nord, si arruba tutto. Sì, sì, ha capito. Sì, sì, tu capito. Cioè, non so che governatore, quale che governatore? Quello... Sì. Quello che durante la pandemia le ha cannate tutte. Ma chi? Ma chi? Quello che quando si alza dalla sedia si inciampa nei miliardi. Mamma mia, fa no. O un miliardo. Sì. O un lingotto. Ma chi è? O dei Rolex. Sarà uno del nord. O dei sacchi d'oro che gli regala la delinquenza politica di Roma. Sì, va bene. Dunque. Va bene. Nonostante che durante la pandemia le abbia gannate tutte, noi lo chiamiamo proprio quello che le ha gannate tutte. Il suo nome qual è? Fontina, Fonduta, Fetecchia Fondata. No, Fontana. Fetecchia Fondata. Allora, Attilio Fontana, tra l'altro, insieme a tutti gli altri, ha ricevuto l'avviso di garanzia, quindi si vedrà, adesso non è... Fontana si chiama. Quello sì. che non si è ancora tolto la mascherina dalla faccia, perché non trova... Non trova le istruzioni. Ma no, ma non la faccia vedere, ma non la faccia. Ma perché infierire? Ma perché infierire? Una cosa vecchia. Adesso... Perché non riesco a toglierla. Perché fa? Con una mano devo tenermi i piedi tumefatti. I piedi per tutti i calci che do ai lingotti d'oro che mi manda Roma. Vuol vedere i lividi, vuol vedere i lividi. Ma cosa si inventa? Ma cosa si inventa i piedi tumefatti? Se non ci fossi stato io, la regione Campania oggi sarebbe classificata a... Parcheggio del Lazio. Ma non esageriamo, sicuramente lei per non parlare della Schweppes. Che vuole, vuole negarmi il terzo mandato alla Schweppes. Ma chi? Ma chi? Ma che no, ma che splash. La Sleppa. Sleppa la Sciorina, la Swiffer. Ellie Swiffer. La Schiffer. Avanti con magari fosse la Schiffer. Ellie Schlein. La Schlein, la Schlein. Che vuole negarmi il terzo mandato quando più tardi possibile. Stia calmo, stia calmo. Fra cent'anni. Sì. Io me ne andrò. Dall'altra parte. Mamma mia che me lo a governare quella regione che si chiama al di là. Pure. Pure qua.
pure la Non l'ho fatto ancora un mandato, no, no, ma al di là. Per carità, perché... Quando andrò a governare quella regione che si chiama al di là, sì, qui, sì, qui, 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 dunque, ci sarà una statua altra 30 sì. metri Ullala. Con la mia faccia così. Che cosa? Come a dire, volete che mi reincarni? Vabbè, vabbè, addirittura. Senta, però può dire una parola sul nuovo segretario del PD? Adesso, proprio così, seriamente, no, no, aiuto, ho paura. Una parola sulla Schlein. Per dirla alla Leopardi. Ma no, la dica la sua, non è... Non... A Schlein. Eccolo lì, a Schlein. Schlein, rimembri ancora tempo della tua vita agiata a Lugano? Ma lasci stare. Quando io nel frattempo raddrizzavo il malcostume campano. Mamma mia, adesso... Shakespeare, Riccardo III. No, no, che fa Shakespeare? Ed inverno, il terzo mio mandato in cuor tuo me l'avresti negato. Fa proprio anche Riccardo III. Manzoni. Manzoni, quella... Lo sai, rimasi immobile. Quasi senza respiro. Sì. Giovanotti. Che c'è? Ma penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Così le fa tutte anche Giovanotti. Vabbè. Non si ancora una parola seria. E per citare Ungaretti, sono io che illumino l'immenso. Ma perché la catena? Perché la catena? È perché sennò quelli del Nord si arrubano pure me. Ah! Andrea Leone!